Andiamo a vedere delle interviste che abbiamo realizzato. Introduco proprio i contenuti di questa triplice intervista che abbiamo appunto fatto ieri. Parliamo di un'applicazione che è stata studiata dal Geogruppo in particolare a Catania, che permette a tutti i fruitori, come dicevo anche prima di andare in pausa, di poter accedere in maniera più semplice, più smart, a quelle che sono le opportunità di finanziamento da parte della regione siciliana, per esempio, dello Stato, da parte dell'Europa per le proprie attività. È chiaramente uno strumento che serve, è utile ad aiutare proprio le persone nella ricerca di opportunità sotto questo punto di vista. Sentiamo dunque le interviste che abbiamo realizzato, ci spiegano più nel dettaglio quello che è il funzionamento dell'app, quello che è il senso della sua realizzazione e anche che tipo di effetti, di ricadute può avere sulla città di Catania. In particolare abbiamo sentito il parere del presidente di Confcommercio Agen. Sentiamo. La Geo Consulting, parte del Geo Group, tramite la MyFunds App, che è un'app dove sono presenti tutti i bandi aperti, anche quelli chiusi, a livello non solo nazionale ma anche di altri paesi europei, permette a chi vuole di sapere i bandi che può utilizzare. Quindi è uno strumento utile per avvantaggiarsi dei bandi europei. Basta andare online, scrivere MyFunds App, cercare il progetto Reference Project, che è poi è un progetto della DG Reggio, a livello internazionale, di cui noi siamo capofila con la Geo Consulting, e andare a vedere se qualche cosa va bene per la sua realtà, che può essere, che so, una donna, imprenditore femminile, giovanile, per un settore merceologico, per regione di applicazione. Ci sono mille filtri che possono aiutare a fare il search. Tra l'altro, buona parte dei bandi ancora devono uscire, perché la programmazione è 21-27, ma nei fatti sta partendo nel 24, quindi adesso i bandi usciranno. È stato un momento sinergico dove la volontà di Confcommercio di aiutare i propri soci e la disponibilità di Geo Group con questa nuova app messa a disposizione ci permettono di avviare quello che io definisco un percorso culturale. È necessario che anche le piccole e medie imprese, che fino ad oggi pochi contatti hanno avuto con la realtà europea, si aprono a questo mondo, quindi comincino a conoscere cosa si nasconde dietro delle sigle, delle parole che spesso non sono nemmeno comprese. Quindi è l'inizio di un percorso, ma di un percorso molto importante. Oggi una platea ridottissima di imprenditori sfrutta quelle che sono le opportunità europee. Con questa iniziativa noi pensiamo di aprire le porte a quella che è la fase della conoscenza per poi passare all'utilizzo delle risorse. Le chiedo, so che appunto lei non ha peli sulla lingua, ritiene che un po' il sud, la nostra regione, la città di Catania siano in ritardo sotto questo punto di vista, sotto questo prospetto della rivoluzione di cui lei parla, dell'attenzione ai fondi e alle risorse che arrivano da fuori? Ma lo dicono i numeri, siamo decisamente in ritardo, basta vedere i dati, le regioni del sud sono quelle che hanno a disposizione le cifre più alte, sono quelle che ne spendono meno. C'è proprio un fatto, io dico, culturale, bisogna comprendere che l'Europa non è una nemica, è un'opportunità. Se non sfruttiamo l'opportunità e vediamo solo gli aspetti negativi, allora l'Europa diventa una nemica. Ma perché abbiamo sbagliato l'approccio? La web app MyFunds App è stata sviluppata nell'ambito del progetto Reference, di cui Geo Consulting è la capofila, e la web app nasce per dare l'opportunità a tutti, quindi cittadini, aziende, enti del terzo settore, di ricercare con pochi e semplici clic quella che è l'opportunità di finanza agevolata più adatta al loro profilo. La web app è gratuita, è raggiungibile tramite il sito www.reference-project.eu e attraverso dei semplici filtri, come ad esempio chi siamo, quindi il profilo dell'utente che sta cercando, che può essere appunto una persona fisica o un imprenditore con un'attività già avviata. Dopodiché possiamo scegliere il paese, quindi all'interno di quale stato, in questo caso noi in Italia, stiamo cercando le opportunità, la tipologia di settore di nostro interesse, quindi dell'attività che vogliamo aprire o ad esempio dell'attività della nostra azienda. E infine possiamo scegliere anche la tipologia di bando che ci interessa, quindi se è un bando regionale, quindi emanato dalla regione, oppure dei bandi nazionali, quindi emanati direttamente dai ministeri o da Invitalia, ex Ministero dello Sviluppo Economico.
Impostati questi filtri, la web app in automatico andrà a filtrare quelle che sono le opportunità di finanza agevolata attive, e tramite la web app, andando a cliccare, andremo a vedere quelle che sono tutte le caratteristiche principali del bando, quindi la descrizione, il criterio di ammissibilità, come fare la domanda, la data di apertura e chiusura del progetto stesso, e attraverso la web stesso sarà possibile compilare un contact form per essere ricontattati da quelli che sono dei consulenti esperti per essere guidati verso la presentazione del proprio progetto imprenditoriale. Quindi è un'app pensata, come ho detto prima, per rendere fruibili a tutti le opportunità presenti in campo, perché, come dicevo anche durante il mio intervento, molto spesso le opportunità non si conoscono perché è difficile andarle a trovare e solamente gli addetti ai lavori, appunto, riescono a filtrarle. Mentre con la nostra web app è tutto accessibile, tutto totalmente gratuito, e in pochi semplici click troverete l'opportunità più adatta a voi.